Fare i conti con l'ambiente, 2014, siamo in chiusura del nostro Lab Camp e scambiamo anche una battuta con Maria Beatrice Celione della rivista Eco, che è media partner del nostro evento. Ecco, oggi abbiamo affrontato il tema della comunicazione sotto diversi punti di vista. C'è stata la conferenza di Marco Fratoddi, diciamo in chiave più accademica, più didascalica, poi questo momento straniante del workshop ed infine la riflessione classica che ripetiamo ogni anno. Ecco, come hai vissuto questi tre momenti diversi? Ma sicuramente molto arricchente la prima parte della giornata, molto interessante, ha dato molti spunti riflessivi. Veramente un inedito, almeno per la mia esperienza personale, quella di questa passeggiata culturale di scambio e di rielaborazione in chiave diversa di tutto quello che un po' è stato la mattina e anche altro. E quindi insomma adesso sembrerebbe una chiusura, ma si potrebbe riaprire tanto ancora dagli spunti raccolti. Penso che sia un'ulteriore semina già pro prossimo, certo, prossimo evento, quindi certo, insomma penso che siano idee che possono essere un po' serbatoio ed essere un po' far nascere ancora cose. Certo, di sicuro la conversazione non muore, anzi viene rilanciata sui nostri canali sociali, sul nostro blog, sul nostro Twitter. Ecco, la tua parola chiave. La mia parola, sì, la mia parola chiave era sensibilità. Sensibilità. E poi ne ho rilanciata un'altra che è resilienza. Resilienza, che è stata utilizzata e ribattuta anche da altri. Sì, sì, perché insomma era abbastanza legata, è venuta più a metà percorso proprio perché era legata a un sacco di cose che sono state dette. Grazie. Niente, grazie. Grazie, buona giornata. Ciao.